Sono qui con Adriano Gigante dell'azienda Gigante, ci troviamo sempre in Friuli Venezia Giulia, giusto? Sì, io sono la Corno di Rosazzo, che sono sulle colline friulane, nel mezzo insomma, di dove è nata la qualità dei grandi bianchi friulani, proprio al centro fra quello che è Collio e Colli Orientali. Io sono il primo paese dei Colli Orientali in questa zona con queste colline morbide, dove veramente oggi si sta sviluppando un grande lavoro, oltre che della qualità del vino, ma anche la parte turistica è in fortissima crescita negli ultimi anni. 2 anni fa Lonely Planet ci ha messo fra i 10 posti al mondo da visitare, proprio come sottotitolo diceva di andare a visitare le aziende vitivinicole. Io ho creato 2 anni fa anche una zona di accoglienza con una decina di camere, per portare lì più gente possibile che vengano a vedere come lavoriamo, come rispettiamo l'ambiente, i nostri modi di operare per produrre un grande vino di qualità, ma nella tutela dell'uomo e dell'ambiente. Sicuramente grandi vini di qualità, dimostrato anche dalla giuria che ha selezionato addirittura 2 dei tuoi vini che sono stati premiati con la medaglia Q Wine Awards. Abbiamo un Merlot e uno Schioppettino. Sì, beh, sono stato molto contento di questo. Diciamo che l'azienda Gigante nella sua media ogni anno ha vari vini premiati dalle varie guide. Anche quest'anno ho preso Slow Wine, la guida dell'AIS, Vini Buoni d'Italia, mi hanno premiati varie tipologie di vino. Sono molto contento di questa qualità medio-alta che produciamo, che è data però da un piccolo dato che molti non sanno. La nostra azienda ha 40 anni di età di media dei vigneti, che è una cosa che poche aziende hanno, insomma, al di là della storicità dell'azienda, ma noi cambiamo poco i vigneti, curiamo molto le potature per far durare le viti molto a lungo, che ci diano dei vini di gran carattere, di grande complessità. Sì, questo è vero, più è, si dice, la vigna antica, quindi più anni ha, più storia ha il vigneto alle spalle, più riesce a dare del suo meglio al vino. In questo caso nei nostri calici c'è un bianco. E questo, diciamo, è il nostro cavallo di battaglia, uno dei prodotti bevuti fortemente chiaramente dai friulani, e questo ha un bere proprio classico di quello che è il consumatore friulano. I friulani, quando tu gli dici bevi un bianco, per loro è Tokaj, e oggi si chiama friulano. È un vino che si lascia molto bere. E il nostro criterio è, io ho sempre prodotto vini con la tendenza di farli eleganti, mai con eccessi di potenza. Noi abbiamo la Marna, questo terreno molto minerale, questa pietra che si sfalda praticamente col sole, con le piogge, che dà questa mineralità molto spinta. La mineralità è quella che ti crea la voglia di bere, proprio ti fa tirare un bicchiere dietro l'altro. E questo è quello che fanno in particolare i grandi bianchi friulani. Ni hao!